Bambino dalle guance rosa, rigate di rosso e bruciate dal vento di guerra. Hai i capelli dritti verso il sole, impastati di polvere e acqua malata. Non chiedo di dove sei perché dovunque, per te, non c'è erba con fiori, non c'è palla che voli. Voglio provare a cambiare il colore del tuo volto perché quando è nero si legge meno il dolore. No, il dolore di un bimbo nero è uguale a quello del giallo, del bianco, del rosso. Anche le lacrime non cambiano mai, e neppure il vuoto degli occhi grandi di orrori. Sei armeno, ebreo, siriano, palestinese, yemenita, africano. Il pianto è la lingua che unisce i bambini in guerra. Non ci sono altre lingue o dialetti. Solo le lacrime saziano e dissetano chi non ha più acqua né pane. Ben ritrovati dalla redazione di TVL per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi giorno della memoria, abbiamo voluto aprire il nostro notiziario con le parole della poetessa Lucia Focarelli, della sua opera Bambino dalle guance rosa, che proprio ricorda questa giornata. Ne parleremo nel nostro telegiornale, ma iniziamo con i titoli. Oggi celebrazione in tutta la provincia per il giorno della memoria. A Pistoia commemorati tra gli altri 20 bambini ebrei vittime degli esperimenti nazisti. A Montecatini una famiglia deportata. Fine settimana segnato dalla chiusura di alcuni negozi storici del centro di Pistoia, tra questi Max Mara, Corium, Bonno di Nulla, un triste segnale per il tessuto del commercio cittadino. I tagli ai trasporti del novembre scorso hanno creato disagi in tutta la provincia. A Pistoia protesta nel quartiere San Biagio. Abbiamo parlato con i residenti. Tanta gente alla cattedrale Ex Breda per Toscana Auto Collection. In questo fine settimana capoluogo toscano per motori a 2-4 ruote. Sport, basket, extra Pistoia. Domani è attesa dalla difficile sfida sul campo di Brescia. Formazione attualmente prima in classifica, biancorossi cercano la prima vittoria al Pala Leonessa. Nel calcio pistoiese in trasferta a Carpi, l'Aglianese in casa ospita il Prato. E dunque ripercorriamo questa giornata, davvero tanti gli eventi legati al giorno della memoria, ne parliamo in alcuni nel TG di oggi, altri lo faremo in quello di domani domenica. Cominciamo da Pistoia. Marek Steinbaum, Eduard Reichenbaum, Bluma Meckler, Schurzis Goldinger, Rachele Silberberg, Sergio De Simone. I nomi dei 20 bambini vittime di esperimenti medici nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau hanno risuonato a Pistoia, scanditi uno ad uno al cippo che nell'aiuola spartitraffico tra Via l'Arcadia e Piazza della Resistenza li ricorda. Così si sono aperte a Pistoia le celebrazioni per il giorno della memoria, un momento molto partecipato da autorità locali e cittadini, promosso dal CUDIR, il Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane, durante il quale l'Associazione Scarpette Rosse numero 24, che ha la responsabilità di curare il piccolo monumento, ha raccontato le vicende di questi bambini, ciascuno ricordato con una rosa bianca. Questa aiuola è come un altare verde e fiorito, dedicato alla memoria di questi piccoli. È un piccolissimo santuario dove, volendo, si può venire per attingere la forza per respingere ogni forma di guerra. Un momento proseguito con una sorta di pellegrinaggio compiuto attraverso il giardino di Piazza della Resistenza prima e alla stazione ferroviaria poi, per ricordare i deportati ed internati, per onorare ai cippi loro dedicati quanti morirono in quei giorni: ebrei, rom, sinti,
prossimamente, a dare ancora più valore al luogo di memoria del parco, sarà qui spostato un altro cippo, quello che oggi al parterre ricorda le persone omosessuali deportate nei campi. Tra questi ce n'è anche uno che ricorda il primo deportato della nostra città. Ecco, simbolicamente si riallaccia ai grandi eventi della storia, per dire che tutti siamo stati coinvolti, che tutti abbiamo l'obbligo e il dovere della memoria, che tutte le comunità, anche quella più piccola che può sembrare quella di Pistoia, è stata travolta dalle tragedie della Shoah. Andiamo a Montecatini per un'altra commemorazione. La memoria per il ricordo, in questo caso, della famiglia D'Angeli. Intorno alle 5 pietre d'inciampo posizionate in Viale Grocco a Montecatini, in ricordo della famiglia ebrea D'Angeli, l'amministrazione comunale ha promosso un momento di riflessione per ricordare le vittime delle leggi razziali e del nazifascismo. Tutti i 5 membri della famiglia D'Angeli furono arrestati a Montecatini Terme il 5 novembre 1943, deportati ad Auschwitz e lì uccisi il 14 novembre dello stesso anno. Il giorno della memoria anche a Montecatini Terme per ricordare l'Olocausto e per raccontare ai più giovani la tragedia nazifascista e perché non si ripeta mai più. Proprio qua, in questa casa, viveva la famiglia D'Angeli, che fu deportata e assassinata ad Auschwitz, tra cui anche i bambini. E qua ci sono le pietre d'inciampo che il Consiglio Comunale di Montecatini Terme ha voluto apporre affinché le nostre coscienze ci inciampino e non si ripeta mai più questo crimine. Quest'oggi tante le iniziative sono scadute sul nostro territorio, come detto ne parleremo anche nei TG di domani, anche iniziative nelle scuole, è accaduto ad esempio all'Istituto Alberghiero Martini, dove a confrontarsi con gli studenti sono stati il professor Bruno Ialuna, che ha parlato della presenza degli ebrei a Montecatini, nel ghetto del Grocco, in particolare la storia del piccolo Massimiliano D'Angeli, uno dei bambini di cui abbiamo parlato prima, con lui Andrea Lottini, che ha raccontato storie di famiglie ebree che nella provincia furono deportate ad Auschwitz. L'evento fa parte del progetto della scuola intitolato Il gusto della storia. E proseguiamo il nostro telegiornale, cambiamo pagina, come si suol dire, la cronaca, colpito da un infarto, si è accasciato a terra, provvidenziale l'intervento di un carabiniere che, vista la situazione, ha eseguito un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, è accaduto questo pomeriggio nella città termale, zona Viale Adua, dove un uomo 53enne, come detto, mentre passeggiava, ha avuto il malore. Dei militari e dei carabinieri che erano di pattuglia nella zona della compagnia di Montecatini si sono fermati, vista la situazione, e non hanno esitato, hanno iniziato subito le manovre di soccorso, quindi è arrivato il 118, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Jacopo. E ora parliamo di un problema sempre più diffuso nelle città, quello della chiusura dei negozi nei centri storici. La settimana di gennaio segna la chiusura di alcuni negozi storici del centro di Pistoia. Max Mara, Corium, Bono di Nulla, decisioni che in molti hanno letto come un segnale dell'impoverimento del tessuto commerciale cittadino. Ultimo giorno per un negozio storico di Pistoia, tanto affetto, tanti fiori, tante clienti, però anche un po' di rammarico in città. La decisione è una decisione aziendale dovuta a politiche aziendali che noi, guardando i nostri numeri, quello che facciamo, magari non sono proprio visibili. Ecco, il negozio magari era da ristrutturare e comunque questa è la decisione. Certo, per la città è un grossissimo dispiacere per noi, che è 37 anni che lavoriamo qui, l'abbiamo inaugurato, nel 1989, una giornata caldissima, e quindi veramente è un grande rammarico. Nel fine settimana anche Bono di Nulla del comparto sala lascerà Pistoia. Ma sicuramente ci sono dei motivi personali di salute e anche delle valutazioni, diciamo altre valutazioni, che hanno a che fare con lo sgretolamento delle presenze qui in centro. Sono tanti, penso, motivi. Forse facilitare il parcheggio, forse trovare delle forme per facilitare il fatto che il centro ritorni ad esserci le famiglie ad abitare in centro, potrebbe essere una soluzione. Ultimo giorno anche per Corium di Via della Madonna. E ringrazio tutti perché ho avuto tantissimo successo e sono stato bravo, fortunato, non lo so, ma è stato un periodo d'oro.
Ora in questo lavoro non mi ci ritrovo più, sinceramente. Pistoia ha sempre sofferto tanto del vicinato e tanto di poche iniziative. È una città che ha perso tanti treni. Secondo me l'unica attrazione che ha questa città è il mercato bisettimanale. Tra l'altro una città sventrata in due volte la settimana, nelle sue piazze più belle, è stata svuotata di tutto, tutti i centri direzionali sono stati tolti. Pistoia è un ghetto che vendi alla gente che passa, i clienti possibili sono sempre meno e quindi non è una città che attira anche dalle zone limitrofe. Sono abbastanza pessimista per il futuro di questa città, purtroppo. Restiamo a Pistoia per parlare di un problema legato al trasporto pubblico locale, gli autobus. Zona San Biagio a Pistoia, una protesta di molti residenti, su quale problematica? Sulla problematica del fatto che hanno soppresso una linea di autobus, la linea 5. Quindi tutto il villaggio di San Biagio in questo momento non ha un autobus per spostarsi. San Biagio è un borgo pieno di palazzi con una densità di abitanti molto alta, per cui le persone si trovano costrette ad andare sul viale Adua per prendere un autobus e ho fatto un percorso, ho calcolato le distanze, che sono minimo 600 metri. Ci sono tante persone anziane, tante persone con bambini piccoli. Ho telefonato anche a Firenze e alle autolinee toscane, mi hanno detto non ci sa da fare niente, ma io non ho nessuno, mio marito è morto, la macchina non la so guidare, ce l'ho più. A un certo punto devo andare alla coppia a fare la spesa. A piedi ci arrivo piano piano anche all'andata, ma al ritorno chi mi ci porta di lì dal viale Adua fino alla... A San Biagio. Sono 48 anni e è nata via Salvatore Allende, sicché ci sono tanti palazzi, tante persone anziane, bambini, handicappati e cavoli vari. E perché levarci il pullman ora, dopo 48 anni? La soluzione sarebbe stata quindi il pullman 30 che arriva da Torbecchia. Ma la soluzione no, perché non si sa che passasse, non c'era una segnalazione di nulla. Perciò per noi è stata una presa in giro, perché io sono stata, ci vo tutti i giorni in città, io non ho mai visto il 30 passare di lì. Questo da novembre, e con chi avete parlato? Abbiamo parlato con il comune, con la provincia, con l'autolinea toscana, con la regione e abbiamo fatto una raccolta firme, nessuno però ha dato risposta a questa cosa. Chiediamo che venga quantomeno ripristinato qualcosa e abbiamo trovato anche una piccola soluzione. Noi abbiamo pensato che la linea 15 potrebbe fare una deviazione, e ho calcolato anche la distanza, di 1,3 km, girando dal viale Adua via San Biagio in Cascari, via Salvo d'Acquisto, via Land, ritorna via Salvo d'Acquisto, via San Biagio in Cascari e ritorna sul viale Adua. Ci metterà 3 minuti a fare questo giro. Non possono pensare di privare un villaggio come San Biagio di un mezzo pubblico come l'autobus. Rivogliamo l'autobus di via Land! Si terranno lunedì i funerali di Giuliano Gori, imprenditore, collezionista d'arte, creatore della collezione Gori di Villa Celle. Sarà proprio qui l'ultimo saluto, lunedì alle 15, in forma pubblica. La sua scomparsa ha destato cordoglio e tristezza in tutta la Toscana. Tra le attestazioni di vicinanza e appunto cordoglio, tra gli altri quelli del Presidente della Regione Eugenio Giani, a livello locale del Sindaco di Pistoia Tomasi, del Presidente della Fondazione Caripit Zogheri e di tante realtà e istituzioni del nostro territorio. Oggi a Firenze il nostro direttore Luigi Bardelli ha partecipato ad un incontro dedicato ai 70 anni della televisione, un evento in memoria del giornalista Rai Massimo Lucchesi. Nell'ambito delle celebrazioni per il patrono dei giornalisti San Francesco di Sales, la sezione toscana dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana ha promosso a Firenze un convegno sui 70 anni di televisione tra passato e futuro, in memoria di Massimo Lucchesi, giornalista Rai, scomparso lo scorso agosto per 3 mandati dal 2001 al 2010, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana. Per me è sempre stato un riferimento. Quello che faceva lui per me era una cosa importante e ero soddisfatto di avere un fratello così. Abbiamo parlato di Massimo Lucchesi stamani e qualcuno ha detto a un certo punto fu lasciato un po' solo. Ecco, in quel periodo venne tanto a parlare con noi, come personalmente, con la TV, e si sfogava sulle cose che avrebbe voluto realizzare e dove non trovava spazio. Poi finalmente
in qualche modo lo trovò, ma insomma forse era un po' tardi, e aveva sofferto molto di questa diciamo emarginazione che lui sentì molto forte. Credo che oggi noi siamo ancora in grado di ascoltarlo mettendo in pratica quello che lui ci consigliava, di un giornalismo cattolico che parta dai territori e che guardi al mondo, al globale. Un amico di qualità, capace di discorrere di temi alti, sempre con competenza. Molto probabilmente faremo un premio nella sua memoria, perché lui è stato un testimone del giornalismo cattolico, ma fatto dal laico. Nei giorni scorsi, insieme alla Federazione Nazionale della Stampa, abbiamo manifestato sotto la prefettura contro il cosiddetto DDL Costa, meglio conosciuto come la legge Bavaglio, perché riteniamo che sia un provvedimento drammatico per l'indipendenza, ma soprattutto per la necessità di informare correttamente i cittadini. Che questo attacco del nostro presidente dell'ordine regionale, insomma, su questa discussione in corso con il governo, mi è sembrato molto puntuale, insomma, che anche il nostro mondo cristiano abbia il dovere, direi, di risottolineare una serie di elementi, e soprattutto questa importante capacità di essere liberi nel comunicare, nell'informare. E ora spazio alla politica. Si è iniziata la campagna elettorale. A Montale il centrodestra ha presentato il proprio candidato. Lorenzo Bandinelli è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Montale. 55 anni, iscritto a Fratelli d'Italia, attuale capogruppo di opposizione in Consiglio Comunale, nella vita privata è sposato con due figli e lavora come commercialista. Presentiamo quello che è il nostro simbolo, che concorrerà alle comunali del 2024, di giugno 2024, per cercare di portare con tre parole vicinanza alla gente, efficienza e professionalità al Comune di Montale, cosa che è sempre mancata in questi 10 anni di amministrazione del BET. Vogliamo un cambiamento forte, vogliamo portare professionalità e efficienza al Comune e essere vicini alla popolazione e riportare le istituzioni tra la gente. La sua candidatura è sostenuta da tutti i partiti di centrodestra, ma anche da esponenti della società civile, tutti riuniti nella lista civica Noi per Montale. La situazione politica in provincia di Pistoia è completamente cambiata già da prima, dalla vittoria del sindaco Tommasi a Pistoia. Certo, la piana pistoiese sta comunque anche qui rigenerando. Spero di poter sicuramente ripetere l'esperienza di 15 anni fa a Montale, e quindi vincere Montale insieme a Agliana diventa anche, da un punto di vista, posso dire, di progettualità importante. Vista anche quello che è successo con l'alluvione, siete stati contenti dell'amministrazione, di come ha potuto supportarvi o no? Questa è la domanda che uno si deve fare. Sono contento di come è gestito il comune, sì o no? Allora, se voglio cambiare, cambio voto. Solo un folle può pensare che seminando nello stesso modo ottiene risultati diversi. Il dato essenziale, il dato vero, è che tutto il centrodestra è unito. È il primo sindaco che presentiamo in provincia di Pistoia, ma posso tranquillamente affermare che il centrodestra sarà unito in tutti i comuni che andranno al voto. Ed ora parliamo, tornando a Pistoia, di una giornata a tema green. Tra i protagonisti Alessandro Gasman. L'azienda florovivaistica pistoiese Giorgio Tesi Group ha ospitato Green Heroes, un progetto nato dall'idea del noto attore Alessandro Gasman e la scrittrice, divulgatrice e ingegnera Annalisa Corrado, che punta a promuovere e valorizzare il mondo dell'economia sostenibile e le energie rinnovabili. Eroe del verde, o meglio imprenditori a capo di aziende impegnate sul fronte della sostenibilità e che hanno partecipato all'evento pistoiese per portare avanti progetti legati ad un orizzonte green. Un evento importante, partito dai più piccoli con la messa a dimora di un albero nel giardino della scuola dell'infanzia, il giardino segreto, poi con un incontro nella sede dell'azienda pistoiese a Badia Pacciano ed infine con la presentazione dei libri di Gasman e Corrado in Sala Maggiore a Pistoia. Per citarti un po', sempre un passo avanti. E beh, loro sono sicuramente un passo avanti, loro stanno facendo tanto per, come dire, migliorare la qualità anche dell'ambiente, che insomma ne stavamo parlando prima, io non sono così dettagliatamente informato, però so quello che fanno ed è molto importante. Sono felice di essere a Pistoia,
per questo motivo, come dicevo prima, questa è una delle cose che mi dà più soddisfazione nella vita, poter dare una mano per il pianeta. Ecco, attraverso un film come si potrebbe raccontare una storia di questo tipo? Attraverso un film, non ti nascondo, peraltro ci sono dei progetti in questo senso, mi piacerebbe un giorno riuscire a utilizzare questa mia attività anche nel mio mestiere, non escludo che questo accadrà. Il cinema è molto potente, no? Lo vediamo, insomma, Garrone va agli Oscar con un film che parla di immigrazione e avrebbe potuto parlare anche appunto di crisi climatica, di qualità dell'aria e quindi il cinema è un'arma molto importante se usata bene in questo senso. L'anno scorso durante il Parco in Città abbiamo iniziato questa collaborazione con questo gruppo, i Green Heroes, che sono veramente loro gli eroi perché prendono il tempo importante per dedicarsi a una cosa fondamentale che noi portiamo avanti da tempo, negli anni. Un progetto che riparte dai giovani, l'avete fatto questa mattina? Sì, dai giovanissimi, no? Dei bimbi meravigliosi di 3 anni a cui abbiamo raccontato il nostro progetto e loro ci hanno fatto delle domande e delle affermazioni meravigliose sulla natura e su quanto dobbiamo proteggerla. Noi questo vogliamo fare con i Green Heroes, raccontare le eccellenze dell'imprenditoria italiana che hanno dimostrato che si può fare creando posti di lavoro, creando fatturati, senza fare danno all'ambiente, anzi migliorandolo per tutti noi. Allora parliamo di un'iniziativa che viene insieme Gruppo Alpini, Associazione Carabinieri, Acquarrata. Banca Alta Toscana Credito Cooperativo ha concesso in comodato d'uso gratuito alcuni locali di sua proprietà al Gruppo Alpini e all'Associazione Nazionale Carabinieri di Quarrata. La casa delle due associazioni trova così spazio in via Montalbano 181 nel centro cittadino. Una giornata, una mattinata importante per questa sede nuova che abbiamo ottenuto dal presidente della banca di Vignole e che siamo molto grati di questa loro partecipazione a questa associazione. Il gruppo Alpini è un'associazione storica della comunità di Quarrata, ha sempre fatto volontariato, è un'associazione molto molto attiva da tanti tanti anni nella nostra comunità. E ci siamo sentiti in dovere e ci ha fatto estremamente piacere fornirgli una sede dove si possano ritrovare e oggi siamo qui perché gli Alpini e i Carabinieri condivideranno questa nuova sede e anche l'Associazione Carabinieri in Congedo, un'associazione importantissima, un'associazione che aiuta la nostra comunità, sono persone che hanno garantito la sicurezza delle nostre comunità e noi siamo ben contenti di concedergli gratuitamente la sede. La nostra attività è quella di fare un po' di volontariato, poi siamo un po' tutti un po' avanzati nell'età dell'anagrafe che ci frega, via. Ed ora parliamo di motori. Torna a Pistoia per il 6° anno la Toscana Auto Collection. Nata a Pesce e giunta alla sua 21esima edizione, la manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Pinocchio 3000 con il patrocinio del Comune di Pistoia e di Asci Pistoia è un importante appuntamento per tutti i collezionisti, restauratori ed appassionati di auto e moto d'epoca. 2 giornate di mostra mercato, scambio ed esposizione che fa di questo evento uno tra i più importanti del settore del motorismo d'epoca. Qui in particolare c'è la passione per le 2 e le 4 ruote d'epoca. Si trova un po' di tutto, dai ricambi all'oggettistica, all'utensileria, tutto quello che serve per restaurare e recuperare una moto, una macchina, una bicicletta o il ciao, uno scooter, cioè tutto quello che serve appunto agli appassionati delle 2 e 4 ruote d'epoca per recuperare il mezzo che è stato o del babbo o addirittura del nonno. Essendo un club nato adesso da pochissimo, Ducati ci ha dato l'ufficialità da poco, siamo qua a partecipare come potete vedere con una bella esposizione di moto. Abbiamo delle moto campioni del mondo superbike da fine anni 80, primi del 90 fino all'ultima Parringale R, campione del mondo Superbike 2023. Abbiamo pezzi del 1950, targata 51 perché nei 50 le targhe non esistevano. Una del 57 e una del 69. Quella arancione da 180 rally, ne hanno fatte pochissime, che poi è passata alle 200. Sarebbe la nonna delle PX, 150, 125, 200. È una cosa per noi importante, farci conoscere la città.
Siamo un gruppo d'amici, ormai è 10 anni che il club è stato, funziona, è stato istituito, siamo circa un centinaio di soci. Ci chiamano per mettere le macchine a disposizione, noi si viene volentieri perché si fa tutto per beneficenza. Abbiamo la L, la R, tutti con gli sportelli controvento, come usavano le prime. Pistoia sta rispondendo molto bene, questa è la 6ª volta che noi veniamo qui alla cattedrale e abbiamo il piacere di ospitare realtà molto importanti con le quali noi lavoriamo anche nel corso dell'anno per raduni e altre manifestazioni. Con questo è tutto, vi lascio a Don Diego Pancaldo per Cronaca e Fede, poi lo sport, ci vediamo dopo per gli aggiornamenti sul fronte delle notizie. Buonasera, all'Angelus di domenica scorsa Papa Francesco ha detto appunto che questo anno 2024, che precede l'anno giubilare 2025, sarà un anno dedicato alla preghiera. Il lunedì scorso c'è stata appunto la presentazione della prospettiva di questo anno in cui tutta la Chiesa è chiamata a ravvivare la propria relazione vitale con Cristo attraverso la preghiera. È un invito importante perché senza vita di preghiera, senza relazione vissuta intensamente con il Signore, non si dà slancio missionario, slancio di evangelizzazione, non si dà vita stessa ecclesiale. E succede così, se il cuore non batte l'organismo non si muove. E su questo aspetto della necessità di tenere al centro la vita di preghiera nell'esperienza personale del cristiano, in tutta la vita ecclesiale, in fondo i pontefici sempre hanno insistito. Basti pensare a Giovanni Paolo II, con la testimonianza di vita, ma anche nel nuovo millennio Neunte, diceva appunto che ogni comunità cristiana dovrebbe essere una vera e propria scuola di preghiera. E così Benedetto XVI, nella Spe Salvi, ad esempio, ha messo in evidenza come è la preghiera che suscita e nutre la speranza. Ecco, direi in questo tempo così difficile e complesso, per la missione della Chiesa, se non si riparte proprio da questo aspetto essenziale, che era centrale nella vita di Cristo stesso, non si dà appunto missione vissuta in maniera adeguata. Buonasera.